Animali ed Enigmi. Trasmissione di Criptozoologia. Condotta da Elio Belangero. Buonasera e bentornati ad Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, ed eccoci pronti a rituffarci nel fantastico mondo della criptozoologia. E rituffarci, questa volta, è proprio il termine esatto, perché si parte da un bellissimo lago. Siamo nella Patagonia settentrionale, più o meno a metà strada nel lungo continente del Sud America, per la precisione nel versante argentino. Qui troviamo un angolo di paradiso. È il parco nazionale Nahuel Huapi, il più antico dell'Argentina. Un'area di grandissima suggestione che è costellata da laghi e fiumi che si estendono tra colline verdeggianti sulle prime pendici delle Ande della Patagonia. Il parco prende il nome da un lago che ha dimensioni davvero notevoli. Si chiama appunto Nahuel Huapi, un lago famoso oltre che per le sue bellezze naturali, anche perché ospita sulle sue rive la rinomatissima località turistica di San Carlos di Bariloche, che è un must del turismo mondiale. Il lago Nahuel Huapi ha una superficie di circa 550 km quadrati, molto grande, una profondità massima di 450 metri, e siamo a livelli marini, e si trova a circa 700 metri sul livello del mare. Nahuel Huapi è un nome che è, se vogliamo, tutto un poema, perché nella lingua Mapudungun, che è l'antichissimo linguaggio dei nativi locali, Nahuel Huapi significa l'isola del giaguaro, a testimonianza perenne di un superbo e bellissimo animale non umano, il giaguaro, che tanta parte ha avuto nella mitologia e nelle culture andine e che, indovinate un po', fu letteralmente sterminato dagli invasori europei nelle loro cacce tra il 1500 e il 1800. Bene. Detto della stupida crudeltà dei cacciatori cristiani, diciamo qualcosa di più suggestivo. Il Mapudungun era la lingua ancestrale delle popolazioni native del luogo, e cioè i Mapuche, una lingua che è parlata ancora oggi in quelle zone a cavallo tra il Cile e l'Argentina centro-meridionale. In questa lingua, Mapuche significa il popolo della terra e Mapudungun, il nome della lingua, significa le parole della terra. Davvero dei bellissimi significati. Ma veniamo alle leggende locali. Da tempi immemorabili i Mapuche narrano di una creatura impossibile. Un grande animale dal corpo tra il tondeggiante e il serpentiforme, senza zampe, che si muoveva soprattutto di notte dentro e fuori il lago e che era stato incontrato da molti abitanti del luogo. Non feroce, non aggressivo, non certo un predatore, anche se alcune testimonianze riportavano che talora aveva ucciso delle mucche per nutrirsene. Un grande essere acquatico carnivoro? La descrizione ricorda molto il leggendario plesiosauro, cui si fa riferimento praticamente in tutte le testimonianze di abitanti impossibili degli specchi d'acqua, senza contare che la zona del Nahuel Huapi è ricca di testimonianze fossili anche di un altro grande animale acquatico preistorico, l'ittiosauro. A questo proposito, la paleontologia ci descrive la scomparsa dell'ittiosauro in tempi antecedenti la comparsa degli specchi d'acqua patagonici, ma chissà, misteri,
misteri ed enigmi nelle acque di tutti i tempi. Misteri che sono però ben vivi nelle testimonianze della gente, e partiamo davvero da lontano, perché le prime notizie che sono arrivate fino a noi riguardo a un impossibile abitante dei laghi patagonici risalgono al 1500, agli anni cioè in cui i primi esploratori europei giunti fino alla Patagonia appresero dai nativi di questa presenza davvero particolare e misteriosa, che però i Mapuche davano per normale, tra virgolette. E facciamo un bel salto in avanti per arrivare tra il XIX e il XX secolo. Qui incontriamo la prima testimonianza, per così dire, scientifica, ad opera del dottor Clemente Onelli, naturalista e paleontologo, all'epoca un notissimo ricercatore, oltre che purtroppo anche direttore dello zoo di Buenos Aires. Ok, questo studioso, a partire dal 1897, aveva iniziato a ricevere notizie le più svariate riguardo a una possibile ma stranissima creatura che frequentava i laghi della Patagonia, in particolare il Nahuel Huapi. E quindi, soffiata su soffiata, arriviamo al 1922, anno in cui Onelli ricevette una segnalazione ritenuta degna di fede riguardo a grandi e sconosciute tracce attraverso cespugli schiacciati che portavano a una sponda del lago. E sempre secondo questa notizia, in mezzo al lago si poteva scorgere una sorta di creatura sconosciuta. L'informatore era l'americano Martin Sheffields, un personaggio molto noto all'epoca nella zona dove lavorava come cercatore d'oro. Costui riferì a Onelli di aver visto, sono sue parole, un animale con un collo enorme come un grande cigno e i movimenti che ricordavano quelli di un coccodrillo. A quel punto Onelli decise di andare a fondo della storia e organizzò la prima spedizione scientifica in grande stile alla ricerca di quello che ormai veniva affettuosamente chiamato dalla gente del posto Nahuelito. La spedizione non ebbe alcuna fortuna. Nahuelito fu più astuto dei ricercatori umani e di lui o lei non si trovò nessuna traccia. Si può ben dire però che, nonostante l'insuccesso di Onelli, la storia di Nahuelito ormai si era creata e prendeva piede. Infatti si riportò a galla, sempre nel 1922, la testimonianza davvero molto particolare di un avvistamento avvenuto anni prima, nel 1910, e mai reso pubblico. Il testimone in questione era il signor George Garrett, un altro noto personaggio della zona in quanto direttore di una compagnia di navigazione sul lago. Garrett dichiarò ad alcuni media, tra cui per primo il diffusissimo quotidiano canadese Toronto Globe, che, sono sue testuali parole, stavamo seguendo un'insenatura larga circa un miglio e di profondità insondata. Mentre eravamo vicini alla costa rocciosa della penisola, mi è capitato di guardare a poppa verso il centro dell'insenatura e, con mia grande sorpresa, ho visto a circa 400 metri di distanza un oggetto che è spuntato dalle acque. Sembrava avere un diametro di 6 o 7 metri e stava sopra l'acqua forse di 5 metri. Dopo pochi minuti scomparve. E andiamo avanti negli anni. 1960, non si è mai saputo il perché, ma in quell'anno fu addirittura la Marina Militare Argentina a inviare una spedizione con natanti che scandagliarono il lago Nahuel Huapi in tutti i modi per ben 18 giorni. Sulla spedizione è sceso il silenzio più assoluto. Nessuno ha mai potuto sapere perché fosse stata organizzata e quali risultati avesse ottenuto laddove ce ne fossero stati. Comunque,
un bel mistero, un giallo irrisolto. 17 aprile 2006, il giornale locale El Cordillerano riferisce che un fotografo anonimo aveva fatto pervenire alla redazione due immagini di quello che senza ombra di dubbio avrebbe potuto essere un qualcosa di stranissimo che emergeva dalle acque del Nahuelhuapi. Le note con cui venivano accompagnate le due foto erano enigmatiche ma lapidarie. Dicevano: non è un tronco d'albero, non è un'onda, è Nahuelito che ha mostrato la sua faccia. Lago Nahuelhuapi, sabato 15 aprile 2006, ore 9 del mattino. Beh, quantomeno verrebbe da dire strano ma vero. 21 gennaio 2020. Due uomini che stavano pescando sulle rive del Nahuelhuapi hanno filmato il momento in cui presumibilmente è apparsa la leggendaria creatura. Hanno realizzato un video che venne inviato a Radio Melodia, un emittente della vicina città di Neuquén, e che da qui fece davvero il giro del mondo via rete, social e media di ogni tipo. I due protagonisti dell'avvistamento rilasciarono anche varie interviste, delle quali la prima fu al portale di informazione locale Bariloche Opina News, intervista da cui riportiamo alcune frasi di uno dei due testimoni. Improvvisamente abbiamo visto qualcosa di grande muoversi sull'acqua. Sembrava qualcosa di nero, non so cosa. Sembrava qualcosa di molto grande, sembrava che avesse delle squame. Sono riuscito a vedere fino a 3 pinne. Non erano onde, si vedeva, qualcosa stava succedendo. Era spaventoso. Nel filmato è possibile vedere con chiarezza una strana e grande figura che entra ed esce più volte dalla superficie dell'acqua. 2 settimane dopo, febbraio 2020, fu la volta di Melissa Reinhold, una giornalista della vicina città di Via Langostura. Scattavamo foto col mio fidanzato quando all'improvviso abbiamo notato che le acque piatte del lago Nahuelhuapi si cominciavano a muovere. Una sola onda si alzava rapidamente. Sono riuscita a fotografare quel momento. Beh, un bel mistero. Nahuelito è stato comunque avvistato nel tempo diverse altre volte sulla superficie del lago da decine di persone, turisti e abitanti. Si è parlato di volta in volta di un gigantesco serpente d'acqua con gobbe e pinne simili ai pesci, oppure di un enorme cigno con testa di rettile o di una strana creatura simile allo scafo capovolto di una barca. Oppure mistero, insondabile per ora, mistero di Madre Terra. E per noi una piccola pausa pubblicitaria. Radio Dreamland. Share the vision. Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
Radio Dreamland. Share the vision. Rieccoci ad Animali ed Enigmi e questa volta non ci spostiamo più di tanto. Ci muoviamo sempre in Argentina, scendiamo un po' a sud, ma siamo sempre in Patagonia, quella grande area geografica a cavallo tra le Ande e gli altopiani nel tratto più meridionale del Sud America. Patria, come abbiamo visto nella prima parte della trasmissione di stasera, del leggendario Nahuelito, ma non solo. Se doveste nei vostri viaggi passare di lago in lago e di fiume in fiume della Patagonia, prima o poi arrivereste ad un grande bacino idrografico situato nella parte centrale della Patagonia stessa e formato da due grandi laghi, il lago Masters e il lago Colué, uniti da un notevole fiume, il Senguer, e da innumerevoli corsi d'acqua minori. Questa estesissima distesa di acque, che nel suo insieme prende il nome di bacino di Sarmiento, è il regno dello Yemish, animale leggendario come pochi altri. Si tratta infatti di un misterioso, seppure noto da sempre, abitante delle acque patagoniche. Noto da sempre perché, come spesso accade nella storia degli animali enigmatici, il popolo nativo che da millenni occupa il bacino di Sarmiento, e cioè i Tehuelche, un'ancestrale popolazione patagonica, sullo Yemish ha un sacco di cose da dire. Narrano infatti le loro storie e le loro leggende che i Tehuelche avrebbero avuto numerosi incontri con questo animale, uno dei quali purtroppo anche piuttosto spiacevole. Siamo negli ultimi anni del 1800. Una notte un grande animale, che i Tehuelche identificarono in uno Yemish, si inoltrò in un villaggio nei pressi di un fiume e causò un mezzo disastro, muovendosi con furia e distruggendo addirittura alcune abitazioni che, essendo costruite semplicemente con paglia e canne, non ressero alla forza dell'intruso. Gli indigeni ne furono terrorizzati e abbandonarono per sempre quella zona, a cui diedero il nome di Yemish Aiken, ovvero, nella loro antica lingua, l'approdo dello Yemish. Strano, molto strano. I Tehuelche vivevano da millenni in quelle aree, conoscevano a menadito la fauna locale. Come fu possibile che si riferissero proprio in quell'unica, specifica circostanza a un essere del tutto improbabile? Evidentemente, nella loro esperienza ancestrale, un simile animale sarà pure è stato rarissimo, ma non sconosciuto. E dunque, chi era lo Yemish e come era fatto? Ancora una volta risaliamo alle testimonianze ataviche dei popoli nativi, perché i Tehuelche definivano lo Yemish come una sorta di grande animale dal corpo lungo e basso e dalla lunghissima coda. Appariva come un grande mammifero ricoperto di peli corti e duri di colore bruno. Aveva una testa corta, orecchie rudimentali, canini aguzzi, zampe che terminavano in tre o quattro dita unite da membrane per un evidente scopo natatorio, e con zanne o artigli lunghi e possenti. Chi lo sentì testimoniò che il linguaggio dello Yemish era paragonabile ad alte urla strazianti. Secondo le leggende dei Tehuelche, il suo corpo era talmente rigido che non poteva essere penetrato dalle frecce, il che significa che potevano aver tentato di cacciarlo. Dunque, zoologicamente parlando, siamo di fronte ad un aspetto generale che alla lontana potrebbe ricordare quello di una specie di lontra,
nome scientifico Pteronura brasiliensis o lontra gigante. Non fosse che le testimonianze sullo Jemish narrano che fosse davvero spropositato, con una lunghezza complessiva che superava i 3 metri, coda esclusa, vale a dire più del doppio della più gigante delle lontre giganti, e con una dotazione di denti e zanne che la lontra se li sogna. Senza contare che la lontra gigante vive solo in alcuni fiumi del Brasile. Certo, lo Jemish aveva abitudini spiccatamente acquatiche come la lontra, ma questo, più che altro, fa decadere un'altra tesi sostenuta da alcuni zoologi, e cioè che si trattasse di una sorta di bradipo gigante. Lo Jemish andava e veniva tra gli specchi d'acqua, e in omaggio a questa sua abitudine, nonché alla sua mitica forza e indistruttibilità, veniva anche soprannominato dai Tehuelche tigre d'acqua. In epoca moderna numerosi sono stati gli studiosi e i ricercatori di livello internazionale che si sono occupati dell'enigmatico Jemish. Per primo Florentino Ameghino, ricercatore argentino di origini italiane, pezzo grosso della ricerca di fine Ottocento. Fu naturalista, zoologo, paleontologo, antropologo, autore di numerosi studi, direttore dei musei di scienze naturali di Buenos Aires e di La Plata. Ameghino registrò numerose testimonianze di animali umani, indigeni e non, di cui riportò i nomi e le circostanze, che riguardavano avvistamenti recenti dello Jemish, in un'occasione addirittura l'incontro con il criptide da parte di una pattuglia di militari, presumibilmente degni di fede. Nonché un episodio in cui alcuni umani se lo trovarono faccia a faccia e pensarono bene di prenderlo a fucilate da distanze molto ravvicinate, tra i 3 e i 9 metri. Fucilate che sembra non ebbero alcun esito, dal momento che lo Jemish semplicemente si voltò e se ne andò. Da parte sua, Ameghino azzardò l'ipotesi di uno sconosciuto, appunto, bradipo gigante, assimilando lo Jemish a una sorta di discendente del Milodon, che era un bradipo, per l'appunto, di grandi dimensioni e dalla pelle durissima, ritenuto estinto circa 10.000 anni or sono. Tesi quella sul bradipo che è stata poi però abbandonata in virtù delle caratteristiche spiccatamente acquatiche dello Jemish. Fu poi la volta di John Bell Hatcher, un naturalista e paleontologo statunitense, anch'egli attivo a cavallo tra il 1800 e il 1900. Studiò a lungo le testimonianze e le leggende, suggerendo che si sarebbe potuto pensare ad uno sconosciuto ibrido tra la lontra e il giaguaro. Tesi, anche questa, rimasta nel campo delle pure ipotesi, anche perché fu Hatcher stesso a sottolineare l'aura eminentemente leggendaria di cui lo Jemish godeva. Nei primi anni del Novecento se ne occupò l'antropologo tedesco Robert Lehmann Nietzsche, che lavorò a lungo in Argentina. Sulla base del ritrovamento dei resti di una pelle attribuibile ad un animale sconosciuto in una caverna preistorica presso la baia di Ultima Esperanza, nella Patagonia cilena, suggerì che tali resti fossero attribuibili proprio allo Jemish. Ma non solo. Tali resti vennero scoperti in prossimità di resti umani, per cui Lehmann Nietzsche suggerì anche che in epoche remote lo sconosciuto animale potesse essere stato cacciato dall'uomo. In collaborazione con il paleontologo svizzero Caspar Jakob Roth, Lehmann Nietzsche continuò per decenni a studiare lo Jemish, a pubblicarne articoli e anche un libro dedicato, avvicinandosi alla tesi oggi ritenuta poco plausibile della lontra gigante. Chi si spinse ancora più in là fu il geologo e naturalista tedesco
Rudolf Hautal. Costui, sulla scorta dei lavori di Ameghino e di Le Magnice, riportò ulteriori testimonianze sulla scoperta di resti di uno stranissimo animale che definì, in un testo da lui scritto in spagnolo, «el mammifero misterioso della Patagonia», suggerendo addirittura l'ipotesi che in epoche arcaiche potesse essere stato addomesticato dall'uomo, il che ci sembra ben poco plausibile, visti i rapporti tra le due specie intercorsi nei millenni. In ultimo, il naturalista francese André Tournuet, in una spedizione in Patagonia, ebbe proprio l'avventura di trovarsi di fronte ad una creatura sconosciuta che emergeva da un torrente. Fu un attimo, la descrisse come un'enorme puma dalla testa piccola, quasi privo di orecchie e dalla pelliccia irta e bruna. Era lo Jemish? Chissà. Quello che di certo rimase di quell'avvistamento furono alcune grandi tracce nella sabbia che costeggiava le rive del torrente, tracce che la guida nativa che accompagnava Tournuet, con un certo quale spavento, attribuì ad un animale che poteva essere lo Jemish. Un altro leggendario mistero di Madre Terra. Bene. Ci stiamo per lasciare alle spalle i suggestivi e fascinosi laghi della Patagonia e ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata. Abbiamo parlato di esseri davvero diversi, intelligenze aliene alla cultura antropocentrica, esseri straordinariamente abili e misteriosi. E quindi non possiamo non concludere ricordando un libro che molto ha da dirci proprio sul fenomeno delle intelligenze. Parlo di Alla ricerca di intelligenze diverse, un libro che è stato scritto nel 2006 da Giancarlo Barbadoro, il compianto fondatore di Radio Dreamland, ed è stato recentemente riedito dalle edizioni Triskel in una versione aggiornata e ampliata con le ultime ricerche dell'autore. In questo libro Giancarlo Barbadoro analizza le caratteristiche del fenomeno intelligenza dando grandissimo spazio alla concretezza delle intelligenze aliene, proprie sia della vita oltre il nostro pianeta, sia della vita su Madre Terra. Potete trovare Alla ricerca di intelligenze diverse alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online sul sito triskeleditions.com, dove è disponibile anche in formato ebook. Bene, termina qui la 61esima puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Bellangero, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. E vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!